Ciao a tutti ragazzi e bentornati per un nuovo video qua su Vita da Pizza Chef. Oggi farò un test con voi con una nuova linea di farina che sto provando in questo momento e andremo a realizzare lo stesso impasto che però verrà effettuato con due differenti metodi, ossia una parte la utilizzeremo a temperatura ambiente mentre per l'altra utilizzeremo il frigo, quindi la temperatura controllata. Potremo così analizzare quella che è la differenza fra i due metodi. Realizzeremo comunque sia l'impasto a casa in planetaria, quindi vi farò vedere anche come impasto io in planetaria o qualcosa che magari può esservi utile per l'impasto da casa, e poi andremo a cuocerlo su forno professionale. Tutto quello che utilizzerò nel video, le farine, gli oggetti eccetera, li trovate in descrizione nei vari link, li potete comprare online. Insomma, senza perderci troppo in chiacchiere, cominciamo col video. Allora, prima di tutto una breve accenno alla linea di farine che andrò a utilizzare. Il mulino si chiama Mulino Marino e le farine che andrò a utilizzare io sono due farine tipo 0, tutte e due di grano italiano, quindi una cosa abbastanza interessante. Entrambe le farine sono di coltivazione biologica e una è una Manitoba, però coltivata in Italia, quindi davvero sono molto molto curioso. Vediamo nello specifico le caratteristiche delle farine. La prima è appunto una tipo 0 macinata a cilindri con 13 grammi di proteine e un W di circa 290. La seconda farina invece appunto è la Manitoba, sempre tipo 0, ha un contenuto proteico di 15,5 proteine e una forza di 380. Qui utilizzeremo un 50% della farina Manitoba e un 50% della farina 0. In questo modo ovviamente la forza della farina scende. Diciamo che se utilizziamo la stessa quantità di farine in proporzione, più o meno la forza che andremo ad avere a livello finale sarà una media fra le due, quindi un W, una forza della farina di 330. Per quanto riguarda la ricetta, idrateremo l'impasto al 70%, 3% di sale e 0,2% di lievito di birra fresco. Molto importante è che cercheremo di finire l'impasto a una temperatura di circa 25 gradi, questo perché la temperatura ambiente di casa sta all'incirca sui 20 gradi, quindi una temperatura di questo tipo dovrebbe andare bene sia per la lavorazione in frigo sia per quella temperatura ambiente. Faremo una puntata in massa dell'impasto di 5 ore. Dopo lo staglio qua ci sarà la prima differenza fra due impasti, perché uno lo andremo a mettere in frigo fino alla mattina successiva, mentre l'altro lo lasceremo totalmente a temperatura ambiente fino alla cottura. La mattina dopo, quindi, toglierò l'impasto dal frigo, quello che è stato ovviamente a temperatura controllata, almeno 3-4 ore prima di andare in cottura. E dopodiché andremo semplicemente a cuocere tutti e due gli impasti assieme. Ho scelto questo mix perché voglio farvi vedere che comunque sia anche con una farina Manitoba si può realizzare la pizza, e soprattutto perché le farine sono molto interessanti e voglio vedere la differenza che otterremo rispetto a quest'altro video che avevo fatto appunto in un periodo estivo, quindi con temperature diverse. Il risultato che era stato niente di eccezionale, diciamo. Quindi mi pare di aver detto tutto, possiamo andare a impastare. Allora, in cucina, come sempre, benvenuti. Come abbiamo detto, impasteremo in planetario. Prima di tutto andiamo a pesare il mix di farina che abbiamo detto, gli ingredienti, quindi il sale, il lievito e l'acqua che abbiamo precedentemente messo in frigo, comunque sia che usiamo fredda, in modo sempre da poter riuscire a controllare meglio quella che è la temperatura della farina, o meglio dell'impasto, una volta terminato. Chiudetelo sempre il vostro lievito di birra, trattatelo bene che poi vi lamentate che non lievita. Allora, abbiamo il nostro sale, abbiamo il nostro lievito che possiamo andare a mettere direttamente dentro la farina, tanto poi andrà a sciogliersi in acqua. Prendiamo l'acqua dal frigo, la pesiamo tutta, 70% abbiamo detto di idratazione. Abbiamo già quindi la farina all'interno con il lievito, il sale lo otteniamo per metà lavorazione dell'impasto circa. Abbiamo pesato la nostra acqua. Quello che facciamo è iniziare prima a impastare col gancio. In realtà questo impastare col gancio è facoltativo, però mi serve iniziare col gancio perché voglio vedere quanto l'impasto assorbe l'acqua o meno. Quando vedo che l'impasto inizia a essere un pochettino più bagnato, diciamo più idratato, vedrò se c'è necessità di iniziare con la foglia. Quindi continuiamo ad aggiungere acqua fino al momento in cui vediamo che l'impasto non inizia a diventare un pochettino più molliccio, appiccicoso. In quel caso aumentiamo la velocità di impastamento della planetaria e mettiamo il nostro sale, ok? Ci rimarrà ancora un po' d'acqua che aggiungeremo mano a mano che vedremo che l'impasto inizia ad assorbire l'acqua che è già presente. Quando vado ad aggiungere un po' d'acqua vado ad aumentare la velocità di impastamento, in questo caso del gancio. Questo aiuta a far assorbire più acqua, soprattutto parlando di planetarie, chiaramente. Ora mi sto accorgendo che l'impasto risulta essere abbastanza liquido ed appiccicoso. In questo momento muovermi ancora col gancio risulta davvero poco efficace, quindi quello che vado a fare è cambiare e utilizzare la nostra cara amica foglia. Con la foglia dobbiamo stare un po' più attenti a livello di temperature perché la sua rotazione, diciamo, quando gira riscalda molto di più l'impasto. Comunque,
ho un pochettino più d'acqua da aggiungere, l'andiamo ad aggiungere e poi quello che faremo sarà far girare l'impasto fino a che non vedo che è un minimo incordato e andare a controllare la temperatura. L'impasto sta salendo abbastanza, quindi si sta già riscaldando un po' troppo, però la sua struttura ancora non è pronta, ok? Quello che facciamo ora è lasciarlo riposare un po' in macchina, fermo così 10-15 minuti e dopo andiamo a rimpastarlo, in modo che la sua struttura inizi a stabilizzarsi un po' da sola, senza che noi andiamo a surriscaldarlo ancora e dandogli un aiuto appunto meccanico tramite il giro della macchina in un secondo momento. Allora, sono passati circa 15 minuti, chiudiamo la macchina, facciamo rigirare e vediamo come è diventata la struttura dell'impasto. Allora, abbiamo visto che la struttura risulta ancora appiccicosa, ve la faccio vedere bene. Risulta sicuramente più incordato, però è ancora appiccicosa. Come facciamo ad accorgerne? Guardate, io se prendo l'impasto così, lo vedete che non ha struttura, si sta... cioè, non ha ancora glutine formato. Quello che fanno molte persone a questo punto è fermarsi, dire l'impasto è pronto, non è uscito, lo mettiamo a lievitare. No! Un attimo, allora questo impasto ancora non è strutturato. Quindi quello che facciamo è lo facciamo ancora girare per farlo arrivare in temperatura. E via, facciamo girare finché non si crea struttura. Ogni tanto fermiamo e andiamo a controllare a che temperatura è il nostro impasto. Ovviamente sta a voi andare a controllare ogni tanto la temperatura, non ci sono regole precise, bisogna vedere quanto gira la vostra macchina, quanto era fredda l'acqua che avete messo. Lo facciamo girare ancora per un po'. Notiamo che mano a mano che gira l'impasto prende sempre più struttura. Se lo andiamo infatti a controllare ora, notiamo che già la sua struttura rispetto a prima regge leggermente di più. Non è ancora pronta, la vediamo. Sta ancora una struttura che non tende a essere elastica, eccetera. Quindi lo faccio girare un altro minuto, altri due minuti, poi lo lascio di nuovo a riposare altri 10 minuti. Allora, il nostro impasto ha riposato per altri 10 minuti e già se lo andiamo a prendere notiamo una grossa differenza. Diciamo che gli facciamo fare un altro paio di giri in macchina ed è finito. La struttura si è formata abbastanza bene, vediamolo sul banco. Quindi il nostro caro impasto è pronto, ora lo mettiamo semplicemente dentro una scatola chiusa ermetica in modo che non prenda aria con rischio di seccarsi e lo lasciamo in puntata, dopodiché passeremo allo staglio. Qualche appunto veloce prima di proseguire alla prossima fase. Nella prima fase dell'impasto abbiamo utilizzato il gancio. Quando l'impasto è diventato troppo umido abbiamo aggiunto il sale e siamo andati a impastare con la foglia. Abbiamo fatto due pause da 15 minuti l'una per poi tornare a impastare. Abbiamo chiuso l'impasto più o meno a 25 gradi, poco sotto i 25 gradi. Ora lo lasciamo riposare. Dopodiché passeremo allo staglio e una parte la andremo a mettere in frigo. Quindi realizzeremo una parte a temperatura controllata, mentre l'altra parte totalmente a temperatura ambiente. A dopo! Dopo una puntata in massa di circa 4 ore e mezza, l'impasto ha lievitato, è arrivato a un punto di lievitazione che possiamo considerare sufficiente. Ho messo due panetti in questa scatola per andare in frigo a temperatura di circa 10 gradi, 9 gradi, non bassissima. E poi invece la pallina singola, quella che starà a temperatura ambiente, l'ho messa qua. L'ho messa in questo contenitore in modo che, come cresca, cerca di tenere la forma e magari non tenda a spiatellarsi per aiutarlo un po' nella struttura. Come andrà? Lo scopriremo domani. E buongiorno, passate all'incirca 12 ore da quando abbiamo stagliato l'impasto e messo a riposare. Allora, questo è l'impasto che è rimasto a temperatura ambiente, non so se lo vedete, diciamo che è arrivato e si deve cuocere, mentre quello che è rimasto in frigo l'ho tolto fuori stamattina e questo è il risultato. Si è ristabilita un po' la temperatura ambiente, toccandolo è già arrivato in temperatura, andiamo a cuocerlo, vediamo i risultati. Ok, allora, siamo in pizzeria, apriamo tutti e due gli impasti. Primo a temperatura ambiente, secondo impasto è realizzato a temperatura controllata. Stava temperatura controllata.
fatto la mia. Impasto realizzato a temperatura controllata, risultato molto carino, è impasto realizzato a temperatura ambiente, forricione leggermente più basso, andiamo a tagliare. Allora, eccoci qua, tornate a casa, direi che possiamo trarre quelle che sono le nostre conclusioni per quanto appena visto. Prima di tutto, confrontando i due impasti, sicuramente c'è un aspetto leggermente diverso, sia dal punto di vista della maculatura, perché comunque sia l'impasto a temperatura controllata era in ogni caso più freddo rispetto a quello a temperatura ambiente, e poi per quanto riguarda ancora la struttura interna dell'impasto, la alveolatura, notiamo che l'impasto a temperatura ambiente è risultato un pochettino meno alveolato rispetto a quella a temperatura controllata. Questo è dovuto principalmente al fatto che l'impasto a temperatura ambiente non ha retto in maniera perfetta, comunque sia è rimasto circa 20 ore in totale a temperatura ambiente nonostante la quantità di lievito non fosse elevatissima, diciamo che l'impasto ne ha sofferto. Tuttavia il risultato non è stato assolutamente male, è un risultato che si può calibrare, quindi mettere meno lievito può andare a diminuire la fase di appretto, ed è un impasto che può essere sicuramente e tranquillamente migliorato. A livello di sapore non ho notato grandi differenze, tutti e due gli impasti erano buoni, quindi quello che cambia la struttura, ovviamente l'impasto a temperatura controllata che ha alveolato di più, essendosi aperto meglio, almeno nella zona del cornicione, è risultato anche più croccante, più leggermente più scioglievole in bocca, ok? Però devo dire che il risultato è stato abbastanza simile. Poi una cosa molto molto importante è il sapore che questa farina gli ha dato. Veramente soddisfatto di questo. Quindi quando vi dico che ci sono farine che hanno sapore e farine che non hanno sapore, in questo caso posso dire di aver incontrato una farina che ha davvero un ottimo sapore. Insomma, considerate bene quello che abbiamo fatto. Abbiamo usato esattamente una ricetta, ma quello che ha fatto veramente la differenza in questo caso non è stata la ricetta in sé per sé, quanto il procedimento che abbiamo utilizzato. Il procedimento, il controllo delle temperature, ovviamente la cottura, la scelta della farina ideale, sono cose che influenzano significativamente l'impasto, più di quella che può essere una ricetta, perché bene o male le ricette in internet se ne trovano ovunque. Quindi sicuramente la farina promossa, la pizza mi è piaciuta, il risultato non è stato male, sicuramente da migliorare come in tutte le cose, ma per una prima prova direi che è veramente veramente buono. Come sempre vi ringrazio per la visione, spero che il video sia stato interessante. Se volete aiutarmi a crescere, quello che potete fare, la cosa che mi rende più felice, è mettere un mi piace e condividere il video. Comunque ancora vi saluto a tutti e al prossimo video.